Ciao a tutti amici di Moto.it, siamo in provincia di Verona nel quartier generale Honda, un posto meraviglioso da dove partono tutte le moto dedicate ai concessionari d'Italia ma anche d'Europa, un posto che non si vede mai e noi siamo riusciti ad entrare perché? Perché oggi sveleremo in anteprima italiana la nuova CB750 Hornet. A chi? A tre fortunati lettori che hanno partecipato alla nostra chiamata per scoprire insieme a noi, toccare con mano la nuova Hornet. Andiamo a prenderli. Eccoli qua, Luca, come stai? Ciao. Bene, Max bene, e Valentina, giusto? Giusto. Allora, siete pronti? Prontissimi. Vi abbiamo tenuto fuori un pochino, però come si dice, l'attesa aumenta il desiderio. Quindi? Carica, bomba. Siamo pronti. Andiamo a vedere la nuova Honda Hornet, venite con me. Eccoci qua. Allora, venite ragazzi, direi posizionatevi a favore di camera, così che adesso vi svelerò in anteprima italiana la nuova Hornet. Siete pronti? Certo. Sì. Vedo dal sorriso che siete tutti felici. Tu? Nato pronto. Nato pronto, va benissimo. Allora, io farei una sorta di conto alla rovescia. Non sono proprio, diciamo, magari vi aspettavate qualcun altro a togliere il telo, però vi siete beccati me. Però sono personale. Molto preparato sulla moto, ho studiato, quindi siete fortunati ad avere me, diciamo. E io sono fortunato ad avere voi. Va bene, siete pronti? Farei un conto alla rovescia? Certo. 3, 2. Uno. Lo volevi fare tu. Lo volevo fare io. Vabbè, okay, fallo vabbè. Tu allora. No, no, va benissimo così. 3, 2, 1. Vai. Boom. Eccola qua. Però alta ragazzi, aspettate, le novità non finiscono perché noi vi abbiamo portato anche tutte le altre colorazioni della nuova Hornet. Quindi aspettate un attimo, siete pronti? Pronti. Certo. Vai. Da-da! Luca, che moto hai te? Hornet CB600 del 2004, ancora modello carburatore. Comprata usata o nuova? Comprata usata, con 14.000 km circa. Adesso ce l'hai? 76. 76.000? Sì. Perfetto. Solo tagliandi. Solo tagliandi? Mai un problema. Ottimo. Allora, cosa ne pensi? Così, a bruciapelo, l'hai bella. Appena vista adesso. Bella, veramente bella, accattivante secondo me. In foto mi aveva lasciato un po'... Però è veramente bella, cacchio, è veramente bella. Ottimo. Tra l'altro adesso te lo dico così giusto per... In realtà quello che stai vedendo ha su lo Sport Pack. Quindi cupolino, e coprisella e pedane. Valentina, tu che moto hai? Io ho un Hornet del 2013. Facciamo un salto di circa 10 anni da quella, esatto, di Luca. Okay. Esatto. Secondo modello e ultimo modello. Ok. Vai anche in pista. Sì. Chilometri, comprata nuova, comprata usata? L'ho comprata usata, è la mia prima moto in assoluto. L'ho comprata addirittura dopo aver fatto la patente, quindi... Okay. Da quanti anni? 4. Ah, sei una neomotociclista. Sì, sono una neofita, la mia prima moto è stata l'Hornet, presa nel 2020. Ho provato la pista... Più di qualche volta. Ok. Hai fatto la cosa migliore. In pista ci si diverte, in sicurezza. E come va l'Hornet in pista? Benissimo. Come vai tu in pista? E in macchina. Ah, bella, brava, ti piace? Così, a bruciapelo anche per te, nuova Hornet. Cosa ti aspettavi di vedere? Cosa vedi? Vedo... Vuoi salire? Sì. Vai. Mi raccomando, queste saranno quelle esposte ad EICMA, quindi... Beh, la sento già più leggera rispetto all'Hornet mia. 190 kg con tutti i liquidi inseriti, pieno di serbatoio. Ottimo, direi. Sì, sì, sì. È vero anche che questa Hornet ha 2 cilindri, la tua ne ha 4. Quindi magari un po' di peso in meno ci stava. Mm. Però, effettivamente, già che sali e senti che è più leggera, da sì, già, sì, già sì, esatto, si sente già più leggera. Esteticamente? Esteticamente la vedo più muscolosa, mentre l'Hornet vecchia è più a livello di serbatoio, è più sì. Tonda e più gentile nelle linee. Era più allungato, esatto. È vero, me lo ricordo. Però, molto bene. Però, cosa buona, comunque sì. Il serbatoio stretto, che per le diversamente alte come la sottoscritta, è un buon punto di partenza. Tocchi bene, perfetto. Sì. Colori?
colori sono diversi dalle solite Hornet che siamo abituati a vedere, però quello è molto carino. Grigio. Questo grigio, sì, okay. Questo grigio opaco. Ma anche la nera non mi dispiace. Tra l'altro vi faccio notare colorazione nera e bianca con telaio rosso e steli della Forcella rossi, invece sono lucide ovviamente, mentre sull'opaco, grigio opaco e gialla, troviamo un telaio nero in tinta col motore e la Forcella invece color argento. Forcelle che sono Showa, quindi tutto l'impianto sospensione è Showa e basta. Finiamo con Max. Max, vieni di qua. Allora, tu invece sei l'unico che abbiamo selezionato che non ha una Hornet. Che moto hai? Non ho una Hornet, io ho una CB500F, quindi una moto che assomiglia anche al nuovo design che hanno proposto per questa Hornet. Ti piace? A me piace molto, sì. Vuoi salire anche tu? Certo. Vai, sali. Dai. Ah, quindi l'unico che non può salire sono io. Chiedo scusa a Luca, che è effettivamente l'unico che non ho fatto salire, ma mi è venuto in mente dopo, visto che è una chiacchierata tra amici, ci siamo conosciuti oggi. Faremo dopo, quando darei a tutti quanti le chiavi. Facciamo così, Luca oggi non sale sulla moto. In punizione. Allora, dici la tua, tu arrivi dal CB. Io arrivo dal CB. Ok. La ricorda, devo essere sincero, un po' in design, anche un po' come la posizione, non è particolarmente alta e bassa, molto comoda. Probabilmente anche molto facile da guidare, come è la mia CB500. E cioè, te la immagini già così. Sul design, effettivamente, Honda nella storia ha sempre un family feeling. Cioè, se tu vai a prendere, ad esempio, l'Honda Dominator, ok, il faro davanti era l'Honda era il faro dell'Honda Transalp, ok, in quegli anni. Chiaro, sì. E se vedi questa Hornet, effettivamente ti ricorda molto il CB. Ti ricorda meno probabilmente la Hornet, ok, ma è anche vero che sono passati parecchi anni, quindi l'estetica si è evoluta, una si è affinata. Bisognava farlo. Assolutamente sì. E rispetto alle foto? Rispetto alle foto, devo dire, è la stessa moto, ma è completamente diversa, secondo me. Molti dei dettagli, un po' come questo fianco qua, molto più aggressivo, dalla foto non rendeva particolarmente. Anche il faro è molto diverso. Anche il faro, veramente, dalle foto sembrava quasi bruttino, invece vedendolo così dal vivo ricorda appunto molto quello della mia, ma a me esteticamente piace molto. Come dimensione? A me in foto sembrava una motina piccolina, sembrava invece piccoletta, ma effettivamente a confronto anche con la mia è un po' più muscolosa, come ha detto lei, è un po' più grandicella, è maturata rispetto al mio 500, come lo è anche il motore. Bravo, 92 cavalli, 75 Nm di coppia, tre mappature preselezionate e una mappatura che invece ti puoi andare a modificare a tuo piacimento, quindi controllo di trazione, e regolazione del freno motore, anti-impennamento e tutto questo di serie. Tutto questo di serie, ovviamente. E ragazzi, continuiamo. Se volete scendere, volevamo fare un giro di fianco alle moto. Luca, non ci rimanere male, dai. Non ci rimanere male, sali anche tu e dammi due impressioni. Veramente leggero, come diceva Valentina, veramente leggero rispetto ai vecchi modelli. In questo momento sono a serbatoio, ovviamente quasi vuoto. Quasi sempre come la mia. Quasi sempre come la tua, ok, esatto. Poi di sti tempi. Sì, si fa fatica a cacciare 5 euro, 5 esatto. euro alla volta, anche se la benzina è diminuita in questo periodo, cioè, quindi siamo tutti più felici. Posizione, devo dire, anche molto comoda. Tu sei alto, e quanto sei alto? Sono alto 1,84. 1,84, sì. Ok, beh, tocchi direi alla grande. Sì, però la posizione è migliorata rispetto ai vecchi modelli, perché mi sento un po' più comodo. Un po' meno caricato. Un po' meno caricato manubrio, in avanti. Manubrio com'è? Decisamente manubrio, più alto, allora, no? Sì, rispetto alla mia, oltretutto, che gli ho messo il manubrio più basso, con le corna più bassa e un po' più largo, quindi effettivamente mi trovo in posizione in sella meglio. E ti direi che anche la gamba è un pelino più rilassata rispetto alla Però ti faccio un appunto, le pedane che vedi montate su queste moto, penso su tutte, sì esatto, hanno già lo Sport Pack. Okay. Tre tipi di pacchetti estetici e di accessori. Pacchetto Style, tutte cose estetiche. Sella, bilanciere a manubrio, poi abbiamo i tamponi motore,
ok? Mm-hmm. Abbiamo la piastra di sterzo ricavata al pieno con la scritta Hornet. Abbiamo gli adesivi sui cerchioni, okay? Mentre il pacchetto sport, cupolino, coprisella posteriore e pedane del pilota arretrate. Pacchetto touring, che è l'unico che non è montato, invece ha il trittico di borse più borsa da serbatoio. Ora io magari vedrei qualche dettaglio, così, anche perché la prima volta che la vediamo me la studio anche, beh, prima volta, l'hanno presentata a Colonia 20 giorni, neanche 20 giorni fa. Ora io non ci sono andato a Colonia, l'ho vista soltanto in foto, però potrò salirci anch'io. Ma cavoli! Grazie mille. Allora, mi fanno ridere, li ho selezionati bene, li ho selezionati molto bene. Allora, io non parlo delle cose di cui hanno parlato loro, perché effettivamente direi le stesse identiche cose, quindi leggera, non troppo piccolina, comoda, bella. Probabilmente una moto super adeguata alla città, super adeguata agli spostamenti quotidiani e magari anche andarci a fare qualche piega nel weekend. Direi che secondo me è la moto giusta, ecco. Poi tra l'altro 7.990 euro franco concessionario. Quasi regalata. Quasi regalata magari no, però probabilmente vale tutta la tecnologia e la novità, cioè anzi il prezzo è veramente ottimo, competitivo. Beh, sul prezzo cosa abbiamo a livello di strumentazione nel display e di mappatura? Brava, bravissima, ti assumeranno sicuramente già domani mattina ad Onda Tessa. Brava che hai detto del display 5 pollici TFT, mappature ormai diciamo che nel 2022 le moto ce le hanno, parecchie moto hanno le mappature, però effettivamente non ancora tutte. La tecnologia arriva, e la tecnologia però va fatta funzionare bene, quindi la proveremo e vediamo se questa Hornet è tarata a pennello. Poi tra l'altro vedo alcuni dettagli ben curati. Allora, la forcella non è regolabile. Ora, io non ho mai regolato una forcella in vita mia e tra l'altro faccio anche enduro, quindi sono, diciamo, dovrei andare a regolarle, però magari una forcella regolabile ci poteva stare per i più esperti, anche perché comunque la moto, è vero che c'è anche la versione depotenziata, però nella sua versione standard 92 cavalli comincia già a essere una bella cavalleria con questo peso qua, divertente, e magari qualcuno voleva mettersi lì a regolarsele. E dopodiché invece bellissimo l'impianto frenante anteriore, dischia Margherita con pinze ad attacco radiale Nissin, molto bello, esteticamente ben riuscito. Gli adesivi che vediamo sui cerchi di le prime tre moto, la grigia non ce le ha, fanno parte dello style pack. E passeggero sulla moto grigia. Cioè, proviamo, dai Max, vieni tu dietro di me. Com'è? Si sta relativamente comodi, la sella non è tra le più piccole che io abbia mai visto. Sì. La posizione è alta, magari sono un po', vabbè, tu sei un po' in alto con le ginocchia, però sinceramente faresti un viaggio con me? Portami via, dai. Io no. Allora, dai, scherzo, sto scherzando ovviamente. Magari ci facciamo un giro in moto assieme invece. Volentieri, questo ve lo propongo a tutti e quattro. Sì. Ok, tra l'altro, vabbè, posso dirlo che moto io ho? Io ho una Honda Transalp. Quindi rimaniamo in casa. Vai, scendi pure. Ottimo, direi che la nuova CB750 Hornet l'abbiamo presentata bene, l'abbiamo vista nei dettagli, ce la siamo gustata. Questa anteprima italiana è stata molto interessante per quanto mi riguarda, spero anche per voi. Per tutti i nostri utenti invece vi invitiamo ad EICMA o in concessionaria a vedere la nuova Hornet e magari anche a provarla. Mi raccomando, seguiteci su moto.it, sui nostri canali social, sul sito del Motofestival. Ringraziamo i nostri tre utenti, Max, Valentina e Luca, per essere stati qua con noi, e mi raccomando, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.